Mercoledì 6 aprile 2022, preghiera guidata della scuola di preghiera di San Fedele. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Qualche minuto per entrare in questo nuovo clima spirituale, nel luogo in cui siamo seduti. Respiriamo, prendiamo consapevolezza del nostro corpo, di noi stessi. Respiriamo, un pensiero veloce alle persone con cui abbiamo condiviso questa prima parte dell'incontro, che pregheranno con noi e saranno con noi. Sempre con il respiro, una presa di consapevolezza della casa in cui siamo, dell'energia che l'attraversa, le energie magari di altre persone che la abitano, il quartiere, la città, la campagna, il cielo sopra di noi. Congediamo, se possibile, la fatica della giornata, appunto ringraziando le persone che abbiamo incontrato sul nostro cammino, alcune più positive, altre più negative, gli scambi che abbiamo avuto. E li offriamo all'altare immaginario di questa preghiera, di questo nostro spazio. Insieme alle grandi preoccupazioni che attraversano questo momento storico, alle tremende immagini e alle tremende realtà di cui veniamo a conoscenza. La sofferenza del pianeta. La comunione dei santi che ci aiutano, ci sostengono in questa fatica del nostro essere incarnati oggi. Chissà, magari di tutte le persone morte in guerra nel secolo scorso, in questo secolo, nei 20 secoli che ci hanno preceduti, e insieme al nostro respirare, al nostro essere vivi, in questo momento
Porgiamo a Gesù e alla Santissima Trinità e a Maria il nostro dolore, la nostra speranza, le nostre attese, la nostra fiducia e il nostro umile dedicare questo piccolo tempo, i prossimi minuti, all'ascolto e alle visioni che il brano evangelico di questa sera ci offrirà. Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla Tua lode e al servizio della Tua Divina Maestà. Il brano su cui pregheremo questa sera, in anticipazione della solennità della Domenica delle Palme, presenta l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. E per questo tempo di preghiera e in vista della Settimana Santa, chiediamo una grazia particolare che Sant'Ignazio pone nella terza settimana degli esercizi. Dolore, dispiacere e confusione, perché per i miei peccati e per i peccati del mio tempo il Signore va alla passione. Il brano su cui ci concentreremo questa sera, che contempleremo in particolare, è dal Vangelo di Luca, capitolo 19, versetti 28-48, ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ma vorrei farlo precedere e farlo seguire da altre immagini che gli fanno da cornice e che potrebbero orientare la nostra preghiera. Poi Gesù prese con sé i dodici e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà». Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: perché lo slegate? Rispondete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno,
grideranno le pietre. Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». La composizione del luogo: a salita verso Gerusalemme, il paese di Betfage e di Betania, presso il monte detto degli Ulivi. Immaginiamo la scena: gli ulivi, il monte, l'ora del giorno. E quando la scena è chiara ai nostri occhi, attendiamo che si precisino i personaggi. Gesù che cammina di fronte a un gruppo di discepoli. Osserviamolo come è vestito, come è il suo passo, lo abbiamo visto forse spesso camminare, com'è il suo passo e che cosa dice di lui il passo che ha. Si ferma, è seguito da un gruppo di discepoli. Quanti sono? Chi vedo? E ne chiama due. Due di loro prendo un secondo per sentire chi sono io in questa scena. Forse uno dei tuoi discepoli, forse un ragazzino che li accompagna e che dunque ascolta un po' in disparte. E Gesù li esorta: andate nel villaggio di fronte, troverete un puledro legato. Slegatelo e conducetelo qui. Il Signore ne ha bisogno. E così i due discepoli, e io sono con loro, uno di loro, o chissà, forse un'altra persona ancora, troviamo esattamente quello che Gesù ci aveva anticipato. E veniamo sorpresi dai proprietari. Perché slegate il puledro? Forse ci prendono per ladri? Che tono hanno i proprietari del puledro? O forse no, forse c'è un clima di fiducia. Basta dire: il Signore ne ha bisogno. I proprietari intuiscono e si fidano e lasciano che noi lo prendiamo e che conduciamo puledro verso Gesù. Sono dei gesti precisi, le redini, il rumore degli zoccoli, il sentiero, non è un sentiero a noi noto,
Gesù che ci accoglie. Come ci accoglie? Dice qualcosa? E ci si prepara. Si prepara una sella con i mantelli. Si aiuta Gesù a salire. Ora Gesù è in sella al puledro e avanza mentre tutti noi stendiamo nuovi mantelli, altri mantelli sulla strada. Come mi sento? Che cosa vedo? Che cosa è accaduto? Ho scambiato degli sguardi con Gesù quando... E forse mi ricordo quando disse: saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti. Non avevo capito, adesso capisco. E che cosa intuisco attraverso il cuore di Gesù? Aveva detto, verrà deriso, insultato, lo compriranno disputi. Questo ingresso trionfale che si prepara in accordo con le scritture. Come mi trovo? Cosa sento? Cosa temo? Cosa desidero? E se guardo Gesù sul puledro, mi appare come sempre, o forse ha una luce diversa? Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. È un canto che si leva dai discepoli, è un riconoscimento del Messia. E in me magari c'è quella vena di consapevolezza che non sia esattamente l'ingresso trionfale che si deve a un Messia vincitore. Come vedo Gesù? Come si lascia vedere Gesù da me? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.